Ehi la ciurma, io sono Mattetes, ben ritrovati qui su Expedition Viking. Andiamo subito a consegnare il nostro pacco speciale. Ah, alla figliuola, che ci ha promesso sposa, per cui niente. Allora, guarda come corre, guardalo! Ma corre fortissimo! Mi considero rispettato. Fin qua salta nelle braccia del padre, quasi tirandolo dal suolo. È stato silenzioso tutto il tempo, ma quando vede la figlia, la vita gli ritorna agli occhi e si mette a piangere. Finny, sono così contento di vederti salvo. Mi hanno detto che ti hanno fatto co cose orribili. Non mi hanno mai preso, grazie a te e Bressel. Sono scappata mentre tu li hai trattenuti. Quindi è per quello che mi hanno preso. Dov'è tua madre? Ti spegne il colore e il padre la stringe tra le braccia. Dopo che hanno finito di conversare tra di loro, Duncan che torna da te. Con Finguala con gli occhi rossi, un po' un paio di passi indietro. Ringrazio il Signore per aver mantenuto la mia figlia in salute e per aver mandato te il nostro aiuto. Non mi ha mandato il vostro Dio, mi ha mandato Caustantin MacFergus. Ah sì, il furbo vecchio cane. Questo cancella ogni dubbio che potessi avere per questo matrimonio. Gli devo davvero molto adesso. Mi dispiace che ho soltanto una figlia da dargli. Non potrebbero occuparsi di più di una di me. Non è per caso questo vero. Ci accompagnerete entrambi a Perth? No, io ho delle cose più pressanti di cui occuparmi qui. Dobbiamo andare a Baire e inform... No, dobbiamo andare da Baire e informarlo che siamo ancora vivi. Dristan sa cosa è successo qua? Gli ho mandato Enid 2 giorni fa. E che nessuno immagina perché non ci ha mandato nessuno il nostro aiuto. Quindi dobbiamo andare da Baire e scoprire perché. Da quanto puoi vedere abbiamo molte cose di cui occuparci qui. Questo attacco ha sollevato alcune cose rispetto alle nostre alleanze. Resta assicurato che nulla incrinerà il nostro accordo con Caustantin. Ci affiderai tua figlia, quindi? Hai salvato mio padre. Avete guadagnato la nostra stima. Avete guadagnato molto di più. Se i miei possedimenti non fossero bruciati al suolo, vi sotterrerei di tesori, vichinghi. Da quello che stanno i patti, da quello che stanno le situazioni, semplicemente deferisco un secondo momento il pagamento. Quando raggiungerete Perth, cercate mia nipote Mael Fabael. Lei vende i prodotti delle nostre terre vicino al fiume e vi ringrazierà con degli ottimi prezzi. Lo apprezzo, la cercheremo. Ben Nacht Lett, mia principessa. Arriverò in tempo per il matrimonio. Ok, quindi adesso dobbiamo andare fino a Perth. Di nuovo. Quante ore mancano ancora? 4 ore. Aspettiamo che abbiamo un po' di medicine da... C'è cioè un po' di erbe da quello perché sennò... Qua ne vanno a iosa proprio a curare la gente, ma tantissime. Tra l'altro ci abbiamo guadagnato qualche punto. Volevo vedere se per caso Roscoe avesse la possibilità di potenziare il... Cos'è che dava qui? Così leap in combattimento. No, è forse...
Non armed. Leadership, forse? Inspire, sì. Però bisogna spendere un botto di soldi per questa roba qua. Potrebbe essere utile come supporto comunque Roskva quando non può curare. Dobbiamo andare di nuovo fino a Perth. Ma mi sa che saremo tutti stanchissimi. Ma fortissimo proprio. Ci accampiamo qua, bed shelter. Very low food. Facciamo fin qua. Ci sarà della gente stanca, ma vabbè, tiriamo un pochettino più alla lunga e... Tanto non dovrebbero esserci... Ma fermi! Allora, abbiamo i banner adesso, quindi facciamo le strade, dai. Una settimana più 4 di prosperità. Oppure... Queste 2 settimane... 8 di prosperità. Non andiamo con questo, dai. Le strade, per ora. Allora, prosperità del clan è aumentata, quindi siamo a 40. Che non è neanche la metà per adesso. Allora, entriamo. Sì, tanto non c'era nessuno. E ci riposiamo un attimino. Allora, com'è la situazione qua? Ma tra l'altro... Ah, lei è anche con noi? Ma lei tra l'altro dovrà dormire tipo fortissimo. Non possiamo fare nulla sul suo conto. Ha un sacco di punti da spendere in realtà. Possiamo darle un heavy sleeper. Ha detto non resterà con noi. Per cui, allora, Edis preserva. Tringuala, cosa può fare lei? Può... nulla. Dormire, basta, è inutile. Caccia lui. Cioè io dormo. Scout. Scout. Andiamo a fare scout, che tanto a preservare non abbiamo niente per ora. Però Sveina torna a cacciare. Stamor, tutto witchcraft. Roskva. Metterei tutto Witchcraft, ma mi sa che non abbiamo abbastanza roba, infatti. Vai a cacciare, già che ci siamo. Ma che vada ci avanza della roba. Dormo. Lei dorme sempre. Due persone hanno degli shift, che sono io e l'altra. Ragazzuola. A posto, direi. Morkant, come sta là che si guarda intorno? Abbiamo un sacco di carne in più, ottimo. Bene. Bene, 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 bene. Allora, torniamo alla faccina normale. Abbiamo trovato della roba qua intorno, 19 di legno, e qua. 19 di legno. Andiamo là, dovremmo essere tutti ben riposati. Aslafre, Finguala. No, Finguala tanto la... Pare lo stesso, credo. Le abbiamo insegnato a dormire forte questo viaggio che l'abbiamo accompagnata aperto. Non so se è qualcosa di cui è contenta, ma... Così è. I like this place. It feels kind of unruly for a city, as if all the clans here are just one mug of ale away from tearing each other's throats out. Tra l'altro c'era... Allora, ha detto che sta vicino al fiume la tizia che commercia... Passiamo prima dalla tizia vicino al fiume che vende i loro prodotti. Che... No, questo è il... Ha detto c'è una tizia vicino al fiume che vende i nostri prodotti. Questa qua, forse? Una Ingen Magnusa? No.
Questa forse. Ma elfo by Ling and Druidan. Oh, massimo. Questa qua. Ah sì. Devi essere la nipote di Dunkoir che mi ha detto che hai qualcosa per me. Quindi sei tu un mazzetesso? Ah sì, calza la descrizione. Voglio che tu abbia il mio grazie personale per aver salvato mio zio. Ci vorrà del tempo per ricostruire la... i suoi possedimenti, ma almeno abbiamo una possibilità di ringraziarti. Ecco, lascia che io ti dia questo. Vedo che porti delle armi di... cos'è che mi ha dato tra l'altro? A Crucible Steel Sword. Di buon acciaio, ma spero che sia comunque prezioso per te. È il migliore che i nostri fabbri possano produrre. Un'altra cosa, Pinguola mi ha detto come hai scacciato quei saccheggiatori, quindi tieni un'altra cosa dai miei profitti. Voglio 340 valle perché è meno di quello che mi hanno dato i titti. Voglio ringraziarti. È molto generoso, grazie. Vediamo adesso che hanno dei prezzi generosi, ottimo. Vende erbe? Quanto per razioni? Due razioni e un'erba? Ti do 200 razioni allora, dammi 200 di erbe. Eh sì, direi di sì. Vai. Ottimo. Poi magari c'era qualcuno che va dei prezzi migliori, ma prezzi generosi è comunque già un'ottima... Aspetta, vediamo quello proprio di fronte, cosa ci dice. Che magari ci fa dei prezzi stracciati al confronto. No, ha dei prezzi disagreeable. L'altra invece è generosa perché aveva salvato lo zio, ottimo. Ora Myrdin. Hai qualcosa da dirci, Myrdin? Ah no, è vero che vende delle cose, dei trinkets. Ma non ci interessa in questo momento. Pom pom pom. Ho cambiato la camera, ma mi sa che tanto devo mettermi a parlare, per cui... Constantine, eccoti tua moglie. Abbiamo preso un achievement. Ha un incontro strategico e arriva Fingwala e con i Gael, ma non c'era tutti i Gael in realtà. Scaccia immediatamente i suoi consiglieri e si avvicina a lei e l'abbraccia. Finny, mia piccola ragazza, come sei cresciuta? È bello vederti qui aperta e salva. Grazie vostra maestà, e soltanto grazie a Mazzetesche sono arrivata fin qui. Dove sono tuo padre e tua madre? Cos'è successo ai miei emissari? È una lunga storia e sono molto stanca. Ah, scusami, avete avuto un lungo viaggio. Mazzetes, mi racconterai tu cosa è successo? Direi la 1. La... i possedimenti di Dunkoir che sono stati attaccati e bruciati da uno dei nostri nemici, Scacchi. Uno dei vostri nemici? Ma perché? Pensi che l'attacco possa essere un tentativo di sabotare la nostra alleanza? Farei la prima. Scacchi stava lavorando con Conal prima che arrivassimo da lui. Sembra che Skule abbia cercato un'alleanza simile, ma ha scelto il re sbagliato da supportare. Assolutamente l'ha fatto, e sembra che devo essere fortunato io per lavorare in te rispetto a quello del tuo rivale. Quest'uomo, Scacchi, è quindi morto? No, ma la prossima volta che lo incontreremo non sarà così fortunato. Quindi dobbiamo essere in guardia. Potrebbe ancora avere un'altra possibilità di colpirci. Voglio che tu abbia questo. Hai assicurato il mio regno. Hai reso più sicuro il mio regno. Sai che ci ha dato? 3000 valuable, ottimo. Fingwala sposerà Domnal molto, molto presto. Il matrimonio verrà qua, in questa stessa stanza.
E sarete degli ospiti d'onore. Sarà un grande onore, Vostra Maestà. Certo, ora se mi scusate, c'è molto tempo, c'è molto da organizzare ancora. Quindi è questo. Sembra che Costantino adesso ci considera suoi alleati. Non vedo cosa possa chiederci ancora dopo di questo. Alleati? Cosa è capitato del cercare di prendere un po'. Una parte di questo territorio per noi. Abbiamo quello che abbiamo bisogno, no? Un alleato forte tra i bretoni, su cui possiamo appoggiarci per fare pressioni politiche ad Althing. Non importa quanto forti sono i nostri alleati quando sono senza influenza tra i nord. Dobbiamo pianificare un'invasione completa da Orkneyar e prendere la Northumbria e la Pictavia per noi. Che speranza abbiamo di battere queste nazioni? Anche con 1.000 persone sotto il nostro comando non riusciremo a tenere due regni. Quindi dovremmo giocare i Pitti contro quelli di Northumbria, uno contro l'altro. Scateniamoli uno contro l'altro e speriamo che il nostro alleato vinca. Quando penso che la loro vittoria sarà assicurata, li colpiremo quando saranno deboli. Prega terza, magari non facciamo queste discussioni a portate di orecchio con Sua Maestà. Non dicono niente di più. Ah, aspetta, c'è una nuova missione. The Princess Bride. Vai al matrimonio di Finguala. Ok. Ah, cos'è che dice? Ah, la volta, cioè appena puoi, controlla i fur. Vai a vedere i fur. Ah, cavolo. Sì che dovremmo partire dopo che. Ah, se parliamo con Finguala si ritriggerà subito il matrimonio. È così facile. Ma se te, sei già incontrato, Domnal? È un onore finalmente incontrarti. Mio padre parla di te in termini molto belli, insomma. Parteciperai al matrimonio, vero? Mio padre ha mandato parola che sta arrivando. Sarà bello vedere tutti di nuovo riuniti per la cerimonia. Siete vecchi amici? Sì, ci conosciamo da quando eravamo piccoli. I nostri padri sono sempre stati vicini. Ha mantenuto i no nostri regni in pace l'uno con l'altro per molte decadi. Un tempo avevamo molte piccole guerre. Quando saremo sposati, questi conflitti saranno fermamente nel passato. Cosa include questa cerimonia? Tutti i capi clan dei Pittavi e di Dalriata si raduneranno in questa stanza. Giureremo amore l'un l'altro e rimarremo fedeli l'un l'altro per il resto della nostra vita. Mirrdin celebrerà dei vecchi dei e il vescovo di Iona invece farà la parte cristiana. Insomma. Dopo la cerimonia ci sarà una grande festa e poi mica Domna ci ritireremo per la notte. Ok, dovete assicurare la linea di successione. Eh già, sorride un po' arrossendo. Va bene, dite cosa avete bisogno di che facciamo. Ok, la mattina dopo. È già tutto fatto. Ah, fretta qua. Matrimonio è una serie di rituali molto importanti. Sono molto ben vestiti. E si osservano come se ci fosse nessun altro. Costantino è molto orgoglioso. Dohaincourt che è arrivato giusto appena in tempo. Ha pianto quando ha visto Finguala e continua ogni tanto a singhiozzare. Mirrdin parla a lungo dei vecchi dei. Cavolo.
Vichinghi che attaccano. Granne, star qui, proteggi la mia figlia e il suo marito. Ok, quindi dobbiamo andare a occuparcene noi. Ma mi sa che lo faremo nel prossimo episodio però, perché sono già passati 20 minuti precisi, quindi salvataggio tattico. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se prendete l'avvento. Ciao a tutti e buona giornata.